Mi raccomando, se non vuoi perderti nessun video su questo canale, ti consiglio di premere la campanella in alto a destra per ricevere ogni giorno il feed dei video che usciranno sul canale. Buona visione! Le recenti novità riguardo a Pokémon Ultra Sole e Pokémon Ultra Luna non smettono mai di stupirci. Con il recentissimo leak riguardo al presunto team malvagio dei nuovi giochi di settima generazione, l'hype è salito alle stelle, alla faccia di chi gridava al DLC mal riuscito già al primo annuncio ufficiale dei giochi. Quest'oggi ritorniamo sui trailer del 13 settembre per andare, come nel video di qualche giorno fa, ad analizzare uno spezzone interessante di quel video per estrarre ipotesi sul suo possibile significato. Il frame che oggi vi propongo è questo, che sicuramente avrete già visto girare sul web. Una brevissima transizione all'interno dei trailer dove possiamo ammirare un Mantine molto particolare, difatti sembrerebbe essere addobbato come se fosse un Pokémon adibito al trasporto. Questa funzione, ossia il Poketrasporto, è stata una sorta di manna dal cielo per tutti i giocatori di Pokémon, nonché la definitiva, o perlomeno si spera, scomparsa dell'MN, ma in effetti c'è qualcosa che non quadra. Il Pokémon che in Sole e Luna difatti permetteva agli allenatori il passaggio sulle acque navigabili di Alola non era mica Lapras? Come possiamo dunque interpretare questa apparizione nel trailer? Difficile pensare che il Pokémon serva per attraversare le isole senza traghetti o simili. La mole di gioco da caricare in una singola botta sarebbe insostenibile addirittura per una Switch magari, figuriamoci per un comune 3DS. Così come personalmente sono scettico sulla possibilità di un minigioco caratteristico, in quanto mi sembrerebbe davvero uno spreco di memoria aggiungere una cosa così pesante per una motivazione di base così effimera. Inoltre il Pokémon è davvero troppo, ma troppo simile ad una delle creature adibite al trasporto nella regione di Alola per non esserne una parte integrante. Rimangono dunque due opzioni al vaglio della nostra scelta. La prima è che il Pokémon serva per sub, introduzione molto interessante che avrebbe senso ma che nel trailer mi sembra totalmente fuori luogo sinceramente. Mi spiego meglio, perché il Pokémon per sub dovrebbe essere vicino ad un luogo che a giudicare dalle tavole è destinato al surf? Non risulterebbe un controsenso? Probabilmente, ed ecco l'ultima opzione, forse si tratta di un Pokémon, o meglio del Pokémon, che utilizzerà Surf all'interno di Pokémon Ultra Sole e Pokémon Ultra Luna. Un'ipotesi azzardata, sì, ma forse anche quella più logica. Ma dunque Lapras? Tempo fa feci un video in cui tentai di azzeccare le forme Alola di Pokémon Ultra Sole e Pokémon Ultra Luna, nel quale citai per l'appunto il buon Lapras. Mi furono mosse alcune critiche, come ad esempio il fatto che questo Pokémon facesse parte del Poketrasporto. E se questa sua mancanza fosse in realtà un indizio? E se in questa dimensione Lapras fosse cambiato, rendendolo forse più inadatto al nuoto? Del resto, lo ricordiamo, nell'anime delle isole Orange abbiamo già visto un cambiamento di Lapras in un qualche modo. Perché quindi non riproporlo magari in chiave nostalgica, dato che anche l'anime sta perdendo colpi ultimamente? Secondo me l'idea non è completamente da buttare, ma fatemi sapere la vostra nei commenti qui sotto. Bene ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, se è così vi invito come al solito a lasciare un bel mi piace, un commento qui sotto come al solito con la vostra opinione e un'iscrizione al canale ovviamente se non siete ancora iscritti. Mi raccomando, passate dai social per rimanere sempre in contatto con me e premete la campanella per ricevere ogni giorno i feed dei video. Detto ciò ragazzi, io spero che questi video vi piacciono, sappiate che è il secondo video di tre video sui trailer, o meglio sul trailer, che ho intenzione di portarvi. Vi ho già spiegato perché non ho fatto tutto insieme, questione di tempistica, vi chiedo scusa ma purtroppo con l'inizio della scuola ho avuto dei problemi per l'appunto di tempistica da risolvere. E nulla, detto ciò ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video!